Buonasera, sono Woody. Fino a ieri avevo 29 anni, oggi ne ho 14. Avete visto la potenza della barba? La potenza della barba. Facile, uno stagna la barba e diventa minorenne. Come diventare minorenne in tre semplici mosse? Prendi la lametta, metti la schiuma, fai la barba e Woody diventa minorenne. Pam! Bellissimo, eh? Bello, piacevole. Oggi ragazzi, cosa facciamo? Oggi facciamo una try-run, bella fresca, come piace a noi, con Druido. E sapete una cosa? L'avevo già registrata questa run, ma sono cretino e non avevo cliccato play. Iniziamo? Che dite? Vai! Oh là! Ok, allora che piano abbiamo con Druido? Che piano abbiamo? Il piano con Druido è sempre il solito, trova Ultimate Infestation e vinci. Che problema c'è? Non c'è alcun problema, noi troviamo Ultimate Infestation e facciamo e spacchiamo tutto. Se non trovi Ultimate Infestation con Druido rischi grosso. Il piano del video di oggi, ragazzi, è fare un video solo sul drafting, in cui vi spiego bene 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 passo per passo passo per passo passo per passo. Ci siamo capiti? L'importante è che ci siamo capiti. Allora, la prima pick fa cagare. Proprio subito, belli freschi come piace a noi. Perché Dark Speaker è un po' una schifezza. Il grande archivista è per gente coraggiosa. Io sono coraggioso. Non so voi. Sicuramente la picca è Dark Speaker. Questo non si picca mai. Non si prende proprio mai. Fa 4 mana 3-3 che non fa niente. Questo magari ci passa Sanurish. Ci passa Spreading Plague. No? Dai, vai. Vai col grande archivista. Allora, queste sono tre carte più o meno dello stesso valore. La melma è un drop a 5 molto forte. Perché a differenza delle altre melme, quella che costa 2, 2 mana 3-2, che anche quelle che costano 3, sia la 4-3 che la 3-3 che spacca, quelle spesso tu in cui valle devi giocare perché non puoi stare lì a fare. Non fare il drop a 3 o non fare il drop a 2. Quindi poi spesso e volentieri non riescono a spaccare l'arma. Questa melma qui invece, avendo costo 5, te la puoi gestire. Riesci a gestirtela, te la tieni in mano e spaccare spesso l'arma. Quindi è sicuramente una buona carta. La chierica la conosciamo tutti. Più uno più uno minion è molto forte. O il Fairy Dragon, che è un drago, è intraghettabile, buono sempre. Io andrei di drop basso più che prendere un drop a 5 perché Druido rischia. Comunque deve essere un mazzo abbastanza sul lag, un po' spinto. Io quasi quasi andrei di drop a 2. Ho sempre un po' la paura in questo meta di rimanere senza drop a 2. Drop a 3 in realtà ce n'è tanti di più proprio nel pool di carte. Quindi vado di drop a 2 sereno. Tile Creeper è l'unica carta prendibile di qui, è uno dei due appattori più forti del gioco sicuramente. La Core Hound anche no, cioè 7 mana 9-5, dai, non scherziamo, anche se è dorata. Bareskin, più 3 minion, più 3 di vita, più 3 arbor, non è una bella carta perché non ti aiuta a tradare. Le carte fighe sono quei buff che ti aiutano a fare trade. Per dire, è molto più forte Divine Strength, quella del paladino che fa pa, che vi metto qui adesso. Qui è molto più forte perché nel caso in cui tu metti il drop a 2, lui mette il drop a 2, tu hai Divine Strength in mano, ci metti Divine Strength in mano, tradi gratis. Per dire 2-3 contro 2-3, Divine Strength la tua diventa 3-4, tac, diventa, e ti rimane una 3-2. Con Bareskin questa cosa non funziona perché tu metti la 2-3, lui mette la 2-3, hai Bareskin e si abbracciano e basta, non succede niente. Bareskin funziona come Divine Strength nel caso in cui ci sono due minion uguali, 4-4 e 4-4, allora Bareskin funziona, però non funziona troppo spesso. È sempre bene, i buff forti sono quelli che ti fanno raggiungere, aumentare l'attacco in modo tale da poter fare un trade. Comunque, Tile Creeper, sicuramente. Bene, allora, Naturalize non è una brutta carta. Cioè, non è una brutta carta, parliamone. È una carta.
Non comba per niente col grande archivista. Io prenderei Marchio, mi sembra la migliore. Anche se avrei girato una buona carta. Però a inizio draft il Marchio possiamo poi draftare di conseguenza. Draftare un po' di bestie. E questa carta, se tu lo riesci a mettere su una bestia early game, è potentissima. In più, già sul Track Reaper è un ottimo target. Quindi va bene così. Benissimo, Jade Behemoth, non bisogna draftare Jade per Druido, perché le carte Jade, a parte proprio Jade Behemoth, fanno un po' schifo. In più, difficilmente tu ne riesci a draftare più di 5, quindi lasciamo stare Jade. Questo, 5 mana 1, 5 Town Poison, sono state troppe punizioni. Giochi contro Prete ti fa Potion of Madness, se lo giochi contro qualcun altro ti fanno lo scorpione e te lo spaccano, te lo swappano. È troppo leggero come minion. Holding Dragon 4 mana 5-6. Se non ci fanno Dragon Slayer, ha il grosso problema di Dragon Slayer. Questo drago, perché se ti fanno Dragon Slayer, ciao, 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 hai perso la partita. Comunque, 4 mana 5-6 è un bel body. È un bel body. Scale Nightmare è una carta carina. Anche questo ha il solito problema. È rubabile, c'è prete che rompe le. Allora, prete è un problema, ok? Al momento, soprattutto per Druido. Druido ha un problema grosso, che il prete gli dà noia, decisamente noia. Quindi ci serve Ultimate Infestation per counterare il prete, soprattutto. Comunque, il cubo lo reputo leggermente meglio, proprio come body. È un drop a 5 invece che un drop a 6. Ogni tanto fa del value forte. In realtà, al momento non abbiamo nessuna combo col cubo, ma arriveranno, andate tranquilli. Ok, il Lepre è un body troppo di schifo, non draftatelo mai, 3 mana 3-1, cioè o ha un'abilità davvero wah, oppure no, quindi questo non draftatelo. Baskin abbiamo già detto che non è un granché, Clove invece è una carta carina. Col grande archivista fa cose, no, non fa niente, però prendiamo lo stesso. Perfetto, 7 mana 3-3 da teatro da recluta un minimo a costo 8, anche no, diciamo. Il Worgen 3 mana 2 mana 3 1 stealth, ma è opulente, è sicuramente meglio. 2 mana 2 3 è meglio di 3 1 stealth, indubbiamente. Bene, allora, Innervate sarebbe stata la pick prima del nerf, non è. Siamo post nerf, quindi questa è una coin. Indie fa schifo. Wrath o Longneck? Allora, questo ha il vantaggio che è una bestia, però non è proprio così forte come minion. Prenderei Wrath più sicuro. Pick più safe, sicuramente valida. Allora, adesso abbiamo Hillbot, che è un drop a 5 comunque buono, più o meno. Insomma, non è neanche malissimo. Bite che fa 4 armor, 4 attacco, è una spell. E sono tutti carte meh, meh. Secondo me la migliore è comunque Corrupted Seer. È un Murloc, noi abbiamo già un Murloc. Quindi non si sa mai. Aoe, noi non ne abbiamo. La gente non se lo aspetta. Non se lo aspetta da Druido, perché Druido non è che sta pieno di Aoe. Ha Swipe e Stifle, che è un Aoe uguale. Ma non ci si gioca molto attorno alle Aoe del Druido, perché ne ha poche. Quindi è giusto non giocare attorno alle Aoe del Druido. Bene, la Barda, perché è una donna. Ebbene sì, è una donna. Zoomate sulla carta. È una donna. È incredibile. Comunque, Venomante è un drop a 5. Preferisco Longneck, anche bestia. Ho il marchio, non si sa mai che gli do del teatro. Poi me lo rievoco col cubo, faccio cose zozze. Vai di Longneck. Allora, pick molto interessante. Il marchio è un'ottima carta. È un'ottima carta se è un mazzo bello agro. La Cookie Chemist è di nuovo un ottimo drop a 4. E ti risolve alcune situazioni che sono irrisolvibili. Ti giocano il drago 4-12, tu gli fai Cookie Chemist. È una roba gigantesca. La Melma è di nuovo un ottimo drop a 5. Come dobbiamo vedere come impostare questo mazzo? Al momento non siamo molto aggro. Rimane il fatto che lasciare passare Mike of the Lotus secondo me è sbagliato, perché dobbiamo comunque cercare di velocizzare il mazzo.
In più, se per caso ci passa un Living Mana, questo coso diventa fortissimo. E niente, tutto qui. Va giocato. Mark of the Lotus va giocato abbastanza senza essere troppo greedy. Spesso e volentieri si gioca con 2 minion in campo. Anche con 1 minion in campo, se ti fa fare un trade positivo, si va giocato. Non dobbiamo essere iperconservativi, aspettare di avere la board e cazzi e mazzi. Si gioca e via. Quindi prendiamo il marchio. Prendiamo decisamente il marchio. Benissimo, Stifle è un'ottima spell, il Blade Master è un buon drop a 3. Questo no, cioè no. Vi dirò, ogni tanto si picca, eh. Ogni tanto succede che si picca perché sei costretto, ma direi che la scelta deve ricadere su Stifle, spell sicuramente forte, molto molto duttile. Sapevo che aspettavate la parola duttile. Questo è il settimo video, ottavo video del canale e finalmente ho usato la parola duttile. Perfetto. Basta, posso anche chiudere? Vado via. Stifle. Ottima carta. Allora. Il Veerman Sensei. Ah, Jade Idol ovviamente fa schifo. Ok? Jade Idol ovviamente fa schifo perché non ho Jade. In più, anche se hai Jade, questa carta è molto brutta. Consideratela un mana 1-1. Non draftatela mai. A meno di, mettete che avete un mazzo con 3 Ultimate Infestation. Allora potete pensare di prendere un Jade Idol da tenervelo in caso di fatigue. Ma basta, eh. Solo quel raro caso. Allora, Claw, marchio, Fairy Dragon. Bisogna vedere quanti bestie abbiamo. Al momento abbiamo una bestia. Poche una bestia. Nourish è carino con l'archivista. Carino perché al 50% funziona. Io andrei di Nourish comunque. Peschiamo e rampiamo. Più che altro via MS6 per un drop a 5 che non difficilmente farà qualcosa. Perfetto. Il Mike of the Wild è una buona carta, un buon buff. Discipline è un ottimo drop a 4 perché è sticky, lui sta sul campo, si prende il ping e in più te adda. È un'ottima carta. Non sottovalutate questo Discipline. O il Birraiolo che di nuovo è un buon drop a 4, specialmente contro il Creeper che tende a prendersi dei danni e comunque rimanere vivo. Il Birraiolo qui non è male, non è male. Io prenderei comunque questo Discipline. Ci servono minion buoni. Comba col cubo, in modo anche violento. Quindi prendiamo il Discipline. Perfetto. Allora, la Silver Guide Vanguard avevamo detto che fa schifo. Senza se, senza ma, fa schife. La Jelly è una buona carta, non stratosferica, ma sicuramente una buona carta. Se rimane lì, dà problemi. È una sorta di Hogger più piccolina. Un piccolo Hogger, piccolo cucciolo di Hogger. Però secondo me la nostra curva non ci possiamo permettere di prendere un altro drop a 5. Abbiamo un drop a 3 solo. Dobbiamo cercare di. Il mazzo al momento non è un granché. Ok? Il value del mazzo è abbastanza basso. Quindi dobbiamo cercare di migliorare almeno la curva per riuscire a portare a casa qualche vittoria. Prendiamo la Barda e via. Ecco, adesso tutto. Perché sia Stone Defender che Chain Gang sono due carte pazzesche, fortissime e ottime nel mazzo. In questi casi, ragazzi, la strategia è questa: tu prendi un altro mouse che hai in casa, lo attacchi al computer, non si sa come mai il mouse si sdoppia, prendete due mani e dovete cliccare esattamente nello stesso momento. Altrimenti ne scegliete una purtroppo e salutate l'altra sperando che ritorni. Ciao che Chain Gang. Ci vediamo più tardi. Prendo Stone Defender per adesso. Ok, la gallina è bella. È bella, ma la lasciamo lì dov'è? Anche dorata. Gallina dorata. Happy Ghoul. È anche lui carino, eh. Carino da vedere e basta perché intanto non abbiamo cure nel mazzo.
È una time, ma la time Agent Command è uno degli opassai più impoetanti in arena. Tutti quei minion che entrano, fanno qualcosa, pam! Sono molto forti, molto forti. Allora, tre carte interessanti. Adesso abbiamo la Lumachina, che è sicuramente un ottimo drop a 2. È bestia, a taunt. Noi al momento abbiamo pochi drop a 2, quindi sicuramente un ottimo pick. The Root of the Claw, che è carta molto, molto forte, perché 5 mana 4-6 taunt è un ottimo body. Nell'eventualità ogni tanto anche 4-4 charge ti può dare l'italo, comunque dei trade importanti. Spesso viene 4-6, spesso fa 4-6 taunt. O la 4 mana 3-6 taunt, che anche non attaccando comunque è una buona carta. Abbiamo anche Claw che ci comba, cioè ti fa attaccare col golem un turno. Secondo me però abbiamo bisogno di drop bassi, quindi la lumachina fa il caso nostro. Abbiamo combo col marchio, via. Senza timori. Le epiche, allora, devo do. Blizzard. Io avevo detto una cosa all'inizio draft. Che epica volevo? Che epica volevo? Non queste. Ne volevo un'altra, costa 10. Fa 5 di tutto. Pesca 5, 5 danni, mette un pezzo. Me la riproponi dopo? Abbiamo un accordo? Beh. La tigre, il teatro è negativo, ragazzi, perché in fatigue in arena non ci si va mai. Quindi questa carta è una 4-3-5, comunque un body decente, ogni tanto si gioca. Ma il suo Death Rattle è negativo, tu non vuoi mai a turno 8, 9, 10 andare a pescare una 4 mana 3 5. È sicuramente sotto media come valore di una carta. Quindi anche no, se si drafta ogni tanto, perché il body comunque è un body onesto per essere un drop a 4, ma evitate di draftare la tigre pensando che sia una buona carta. Il Death Rattle è un Death Rattle negativo per l'arena. Wisp è carina, carina, ma io preferisco Birthing Path. Ogni tanto ti dà dei lethal inaspettati e guadagni 12 armor, il contenente potrebbe servire, poi si pesca. Ho anche il grande archivista, quindi mi può uscire anche la grande archivista, fa cose, anche Wisp in realtà, però preferisco i path. Allora, qua abbiamo un Mindbreaker, Greedy Sprite o Teacher. Faccio una parentesi. Greedy Sprite non l'ho mai giocata. Non l'ho mai giocata. E ho sentito dire in giro che è molto forte in arena da altri streamer vari. Proviamola. L'unica cosa che vi posso dire è proviamola. Perché io tra queste quattro qua in realtà prenderei la Teacher più che la Sprite. Perché è un drop a 4, mi comba con le spell, mi comba con Mark of the Lotus. Però ci sarà un motivo se tutti la reputano così forte. Quella piccola fatina. Che poi non è una fatina. Sprite? Sì, fatina. Dai, proviamola. Ho proprio voglia di testarla. Perfetto, ah, che bei drop a 5. Il Venomante, 5 mana 2, 5 Poison. 5 mana 2, 5, 2, 7 quando prende danni. Più d'attacco o Web Weave che spawna 2 ragni. Allora, però è contro di ogni carta. Però del Venomante a Poison te la dà tutto. Contro il body è molto debole. Molto debole. Ed è punibile da varie cose che ti fanno swap. Solite robe della 1-5, quindi swap, rubo, te lo puoi ignorare. Quindi il conto è quello lì. Gurubashi ha più o meno lo stesso conto del Venomante. Ha il pro che lui picchia di più faccia. Se ignorato fa tanti danni, ma non siamo mage, non possiamo autodanneggiarcelo, non mi piace. Sicuramente Gurubashi è la peggiore. Web Weave ha il vantaggio che mette due pezzi, quindi può tirare due pezzi. Il conto è che sono due pezzi molto leggeri, che è facile
portare via. Secondo me però bisogna prendere WebWhip, che è un altro però che, spawnato dal grande archivista, fa. In più lo possiamo buffare tutto con Mark of the Lotus. Ma sì, andiamo di WebWhip. Perfetto, Innervet è abbastanza ingiocabile. Vanguard, se mi vuoi proporre Silver Vanguard da qui fino alla fine del draft, grazie, è già la terza. Lui, ottimo drop a 4. Va benissimo, sicuramente. Resto a 4 vite contro il Creeper, e anche con Stony Defender funziona bene, quindi... Andiamo di Birraiolo. Jade non ne abbiamo, non ne vogliamo avere. Quindi questa è una 2 mana, 4 mana, 2, 3 che spawnano 1, è troppo debole per il suo costo. Il Vermone, guadagnare le vite in arena non è importante, non sono la cosa più importante. La cosa più importante in arena è guadagnare, avere il possesso del board. Il Verme non funziona in questo senso, quindi è una carta sicuramente sottomedia. In più noi abbiamo tanti drop a 5 e pochi drop a 6, questo è un buon drop a 6. 6 mana 7-7 va sempre bene. Perfetto. Il tentacolino, uno del teatro fondano a tutti, è una schifezza. Non draftatelo mai. Prendete il resto. Claw è una buona carta, ma Swipe è potentissima. È la spell del druido. Anzi, non è la spell del druido, è la seconda spell del druido. La spell del druido la draftiamo adesso. Io ci sto credendo, io ci credo fino alla fine che la troviamo. Io ci credo fino alla fine. Perfetto, allora Innervate di nuovo no. La scelta è tra l'Apprentice, che comunque fa 3 danni splittati contro classi che spawnano tipo paladino, è buono, oppure l'Accolito per pescare. Noi abbiamo più bisogno di pescare o di fare danni in tavola. Ma siamo lì. È carino, sono carine tutte e due le carte. Io preferisco il Coboldo perché ho sempre paura di perdere subito la partita. Se tu perdi subito gli early game con Druido è un casino comebackare, perché di AOE non ne hai enormi, non hai carte di grandissimo value late game, a meno di e quindi comunque voglio avere il possesso della board iniziale. Prendiamo il comodino. Allora, Jade Blossom no, è sicuramente è uno Wild Growth depotenziato. Wild Growth è una carta che ci potrebbe anche stare. Oppure Golem, 4-6 è sicuramente sempre forte. Anche se non attacca, il fatto che non attacca è un bel drawback. Però non è neanche pessimo. E Rampare com'è in questo mazzo? Non è malissimo Rampare. Di base non è una grande carta, Wild Growth in arena, perché o tu ce l'hai di turno 2, se no devi aspettare il turno 10. Questo sicuramente. Io andrei di Golem. Andrei di Golem, ha più, è una carta più solida sicuramente. In più lo possiamo curare. Andiamo di Golem, va. Perfetto, l'Opterodattilino è un drop a 3 decente. E nella nostra curva ci sta sicuramente meglio dei drop a 5. Tra questo e questo, non avendo armi, è indubbiamente meglio Druid of the Claw. Possiamo rinunciare a Druid of the Claw per prendere un minion che sta meglio in curva? Secondo me dobbiamo farlo, purtroppo. Cioè, c'è molta differenza di valore tra queste due carte. Però non possiamo non prendere drop a 3. Noi guardate che drop a 3 abbiamo. Abbiamo 3 Creeper, che è un ottimo drop a 3. 1 Defender, che di nuovo lo giochi a 3 sempre. Coboldo non lo giochi, cioè a board vuoto non lo metti mai Coboldo, quindi lo tieni in mano, quindi non è un drop a 3. La Sprite sì, è vero, è un drop a 3, tu lo giochi praticamente sempre a 3, ma ogni tanto si può avere anche di meglio. Se lui è un mago, se anche ne trovo un altro di drop a 3, non è che ci facciamo grossi problemi. Il Bardo, no, il Bardo non è un drop a 3, perché se tu non hai board non lo giochi mai. Quindi io preferisco avere un drop a 3 per la curva, mentre invece di drop a 5 abbiamo un mucchio.
preferisco tenere il diavolo per la curva. Penultima pick, la Spellstone è carina. È carina, fa due danni. Lo Scorpione è di nuovo carino. Ogni tanto punisce qualche giocata strana. Il Second Rate è un minion onesto, ma costa 5. Io voglio evitare di prendere un drop a 5 al momento. Allora, modi per fare armor, quanti ne abbiamo? Abbiamo Claw. Abbiamo l'Hero Power. E mi sembra basta lui. Ma lui non penso sia importante. Io sapete che forse prenderei di più lo Scorpione rispetto alla Spellstone. Per vari motivi. Uno è l'archivista. Uno è l'archivista che... non vogliamo che esca la Spellstone dall'archivista, direi. La carta sì è valida, però ho già Claw, ho già Veat che fa la stessa cosa, ho Swipe che fa più o meno la stessa cosa. Quindi non mi sembra il caso di prendere la Spellstone, prenderò lo Scorpione. Ogni tanto fa cose buffe lo Scorpione. Ultima pick incredibile! Abbiamo lo Scorpione di nuovo, Hungry Eaten o Spending Plague. Io prenderei Spending Plague, ogni tanto ti fa vincere delle partite che sembrano non vincibili. E via! E via! Dai è così! Dagli è così. Allora, il mazzo. Com'è venuto il mazzo? Il venuto una schifezza. Quello che avevo registrato ieri, che avevo non registrato ieri, era molto meglio. Infatti avevamo fatto 9 vittorie. Questo, se ne facciamo 5, parola di Budi, è un successo. Sarà un successo. Allora, ragazzi, io mi fermo qua. Voglio cambiare l'impostazione dei video delle run. Nel primo video, solo draft, avete visto come ho parlato a lungo del draft, quindi è venuto comunque un bel video bello lungo, come piace a voi. Nei prossimi due video ci sarà tutta la run, taglierò qualche partita perché se allargo il draft devo accorciare le partite, quelle meno interessanti le taglio, tanto ci sarebbe Budi che dice cazzate e voi che ascoltate un Pichu che dice cose molto interessanti. Quindi noi ci vediamo domani col prossimo video. Andrà bene? Io dico punto 5 vittorie. Scrivete nei commenti quante vittorie pensate che io farò. Io dico 5. Ciao! Follow me, follow me.